Le mafie cambiano in continuazione e noi ce ne accorgiamo sempre in ritardo. È un po' come se le guardassimo nello specchietto retrovisore. Abbiamo un'immagine che viene dal passato. Tutti hanno giustamente esultato per la cattura di Matteo Messina Denaro, l'ultimo padrino della cupola e esponente di sistema del potere occulto che risale agli anni Ottanta. Ma pochi conoscono i nuovi capi che guidano le cosche. Questa visione all'indietro ci porta poi a concentrare l'attenzione sui clan di casa nostra, mentre in un mercato globalizzato, oltre a casa nostra, si sono imposte organizzazioni malavitose, straniere, ancora più feroci ed efficienti. Ecco, il mio libro vuole cambiare la prospettiva e aprire gli occhi su un presente che rischia di essere già il futuro. Macromafia racconta una storia che può apparire incredibile, il patto tra un olandese, un irlandese, un bosniaco e un italiano. Quattro minotauri, ossia figure ibride tra boss e imprenditori. Non è una barzelletta, si tratta di personaggi che hanno creato una dimensione nuova della criminalità. Nel giro di un decennio sono infatti riusciti a dominare una fetta rilevante del mercato della droga in Europa, comportandosi come una sorta di OPEC in grado di stabilire quantità da smerciare e prezzi. Prima le importazioni di cocaina venivano misurate in quintali. Loro hanno mosso ogni volta dei carichi di parecchie tonnellate. Pensate, uno di loro, l'irlandese Daniel Keenan, oggi è ricercato numero uno della DEA statunitense, che ha messo sulla sua testa una taglia di 5 milioni di dollari. Lo ritengono più pericoloso di qualsiasi narcos sudamericano. Io li racconto alla mia maniera, come ho sempre fatto nella mia attività di giornalista d'inchiesta. Sono andata nei quartieri dove sono nati, cercando di entrare nella loro realtà. Perché la loro ascesa fino ai grattacieli di Dubai e alle operazioni finanziarie e miliardarie affonda le radici nello sfruttamento di sicari giovanissimi e nella dipendenza di tantissime persone da Dublino a Amsterdam come a Secondigliano. Uomini come l'olandese di origini marocchine Ridwan Daghi si sono fatti strada uccidendo i rivali e innescando un'ondata di violenza che ha stravolto i Paesi Bassi. Il più importante reporter investigativo è stato assassinato mentre usciva dagli studi televisivi e persino il primo ministro è finito sotto scorta. O come il campano Raffaele Imperiale, figlio di imprenditori che ha costruito la sua rete di relazioni interamente in ogni continente. I magistrati ritengono che siano state le sue forniture di droga a decidere di fatto chi avrebbe vinto la sanguinosa guerra di Secondigliano. La loro rivoluzione è stata quella di trasferire nelle attività illegali le capacità delle multinazionali. Creare reti logistiche per trasportare la merce ovunque, prendendo il controllo di navi, di camion, di aziende di copertura, hanno trasformato i principali porti del nord Europa nel terminale della droga, dove fanno approdare centinaia di tonnellate di cocaina. Inventare holding finanziarie in grado non solo di investire, ma di spostare enormi quantitativi di denaro cash, che poi è la linfa dei traffici. Allo stesso tempo hanno adottato ogni innovazione tecnologica per impedire che i loro affari venissero minacciati, e quindi dai criptofonini ai pagamenti in criptovalute. Anche i padrini calabresi o albanesi hanno dovuto rivolgersi a questi broker per garantirsi l'approvvigionamento di cocaina praticamente illimitato. Ecco perché la macromafia è il paradigma futuro del crimine, che si prepara tra l'altro a cavalcare le opportunità aperte dalla guerra in Ucraina e dallo stravolgimento degli equilibri mondiali. Le sanzioni contro la Russia hanno fatto fiorire il mercato nero e loro sono maestri nel procurarsi qualsiasi tipo di merce.